Come ormai sono sicuro che voi sappiate, negli ultimi giorni un'ondata di leak ha investito la community internazionale di Pokémon. Tanto per cominciare, ragazzi, come riportato dal titolo, questo video è assolutamente privo di qualsiasi tipo di spoiler, quindi potete tranquillamente proseguire con la visione. Detto questo, credo sia necessario parlare di questo avvenimento in sé più che dei suoi contenuti, perché ha avuto un influsso incredibile sulla community negli ultimi giorni. E più in particolare, in questo video andremo a soppesare quelle che sono le responsabilità di leaker, Nintendo e della community Pokémon in generale riguardo a questo avvenimento. E attenzione, giusto per non cadere in fraintendimenti, io sto intendendo responsabilità non in senso negativo. Tanto che personalmente sono stato contento dei leak, perché sono usciti anche in una forma molto particolare, molto controllata, fra tante virgolette, che chiarirò più avanti. Quello che voglio dire è che semplicemente ad un avvenimento corrisponde sempre un agente e dunque un responsabile, ma non necessariamente un colpevole. Il punto è che nella discussione che ho visto riguardo a questi leak si tende a confondere quella che è la responsabilità con quella che è la colpa effettiva. E siccome quest'oggi voglio smascherare insieme a voi l'opinione comune che si cela dietro alla faccenda, non posso che darvi il benvenuto in questo nuovo Critical Hit. Ora, ai fini del nostro discorso, è necessario ripercorrere un attimo quella che è stata la storia di questi leak, senza ovviamente andare a spoilerarli. I primi leak appaiono nella giornata di venerdì 28 ottobre, mostrando le prime evoluzioni intermedie di Sobble e Grookey. Questo elemento ci suggerisce già dal principio che il leaker in questo momento, e probabilmente anche in seguito, è un'unica persona. Difatti l'assenza iniziale dell'evoluzione intermedia di Scorbunny, che effettivamente giungerà molto dopo, ci porta a pensare a una situazione di questo tipo. Il leaker, giocando la propria avventura personale e scegliendo dunque uno starter, a un certo punto di quest'ultima si è trovato a fronteggiare il proprio rivale, al quale il gioco ha assegnato automaticamente uno starter in relazione a quella che è la nostra scelta, e dunque ha permesso al leaker di visionare nel Pokédex anche quel suo Pokémon. Già, perché il leaker il gioco lo ha giocato. All'apparenza questa potrebbe sembrare un'affermazione molto fine a se stessa e anche abbastanza ovvia, ma in realtà non è così. Perché quando una situazione di questo tipo ebbe origine anche con Pokémon Sole e Pokémon Luna, e apro e chiudo una parentesi che riapriremo più avanti, forse è assurdo che succeda tutto ciò ogni singolo nuovo gioco Pokémon che esce, la fonte primaria dei leak, almeno fino a un certo punto, è stato il data mining. Per chi non ne fosse al corrente, il leaking tramite data mining consiste nel penetrare all'interno dei file di gioco ed estrarre tutti i dati possibili, compresi ovviamente gli sprite presenti nel gioco, che infatti per Pokémon Sole e Luna vennero pubblicati integralmente tutti assieme, racchiusi in un unico file. Ai tempi ciò fu probabilmente possibile grazie ad una demo uscita in precedenza rispetto a Pokémon Sole e Luna, e che ha permesso ai giocatori di provare una parte del gioco in anteprima. Ma nessuno, almeno in quel momento, possedeva il gioco, e dunque non giravano screenshot di nuovi Pokémon presi direttamente dal gameplay. Chi ha visto i leak di Pokémon Spada e Scudo sa che non è così, e per chi non lo sapesse, beh, la situazione è esattamente quella antitetica rispetto a Pokémon Sole e Luna. Questo nuovo leaker è una persona che in un modo o nell'altro ha avuto tra le mani il gioco ben prima della sua uscita, e che anche sprovvisto di qualsiasi tipo di conoscenza informatica è stato in grado di leakare i giochi parallelamente al decorso della sua avventura. Questo è fondamentalmente il motivo per cui non abbiamo avuto tutto e subito, ma la cosa si è sviluppata nell'arco di 4 giorni, con 10-20 Pokémon che uscivano a giorno. Peraltro, lungi da me ovviamente difendere un leaker che probabilmente, anche vista la reazione di Nintendo, di cui parleremo tra poco, ha commesso un'azione illegale, ci tengo a spezzare una lancia in favore almeno della modalità con cui quest'ultimo ha leakato. Che se ne dica in giro, che ce ne si lamenti, i leak sono stati veramente tanto, ma tanto contenuti rispetto a quelle che potevano essere le potenzialità. Per chi questi leak non li avesse ancora visti, non si tratta nient'altro che di Pokémon presi dal Pokédex o alternativamente dalla squadra del giocatore, senza che si spoileri in alcun modo immagini del gameplay effettivo e senza che venga rivelata la lore di questi Pokémon, tranne per Zacian, del quale è effettivamente uscita una descrizione del Pokédex, ma quello credo che sia accidentale perché non rientra nelle modalità del leak. Per intenderci un attimo meglio, vi faccio un esempio. Sapete tutti che è stato leakato Eternatus, un Pokémon di cui abbiamo fatto conoscenza già a partire da maggio, e di conseguenza un annuncio o comunque una presenza all'interno del gioco che ci potevamo aspettare. Ciò che ha fatto il leaker riguardo Eternatus e riguardo a tutti gli altri Pokémon è stato semplicemente postare su 4chan, che è una piattaforma anonima della quale dopo approfondiremo un attimo il funzionamento, due immagini del Pokémon stesso tratte dal Pokédex. Ma se solo avesse voluto
voluto, avrebbe potuto pubblicare la battaglia che verosimilmente avremmo affrontato contro di lui, la sua apparizione. Potenzialmente poteva addirittura pubblicare dei video, ci metteva poco, prendeva il cellulare e riprendeva la Switch, però così non è stato. Per quanto l'azione in sé sia deprecabile, attenzione, non sto assolutamente mettendo in dubbio quella che è una realtà di fatto, ho come la sensazione che l'intento del leaker non fosse quello di rovinare il gioco, ma più che altro quello di informare. E verosimilmente, almeno in quella che è la sua ottica, rendere la scelta dei Pokémon all'interno del gameplay molto più consapevole. Persino la scelta di pubblicare le immagini non solo su 4chan, ma anche mettendo un'allerta spoiler prima di visionare l'immagine effettiva, è una mossa che decreta un intento. I leak erano a disposizione, chi voleva poteva vederli e chi invece non voleva poteva tranquillamente starne alla larga. E permettetemi qui di dire anche qualcosa riguardo la community Pokémon e riguardo al suo atteggiamento, che tralasciando casi vergognosi di youtuber vergognosi, quali Verlistify, che ha addirittura finito per piagnucolare nella descrizione di un suo video una volta minacciato di strike da Nintendo, devo dire che l'atteggiamento è stato esemplare da parte nostra. Soprattutto qui in Italia, lasciando perdere certi youtuber che è anche difficile definire tali oggettivamente, devo dire che c'è stata un'attenzione per il pubblico, un'attenzione per le sensibilità del proprio pubblico veramente fuori dal comune. Correttezza che è frutto anche del fatto che molti qui in Italia collaborano con Nintendo stessa, ma non solo. Cito Luke, Simone e Luca, rispettivamente conosciuti su YouTube come Rocket25, Pixel40 e Player198, che hanno trattato la questione dei leak in maniera esemplare, censurando ed avvertendo in ogni tempo e in ogni luogo di qualsiasi tipo di spoiler. Cito loro, ma potrei citare anche Pokémon Next, che ha fatto un video riassuntivo sulla questione senza spoiler, potrei citare PokeBG, che ha aggiornato in live mettendo avvertenze in ogni posto anche lui. Insomma, bravi, bravi, bravi tutti quanti. Ancora una volta io credo sia doveroso fare un applauso a questa community di content creators che abbiamo in Italia, che a dispetto delle critiche, a dispetto del fatto che resti una community tutto sommato promiscua, una community un po' ambigua, è sempre, quando tratta di Pokémon, in grado di rispettare la volontà, la sensibilità e le intenzioni del pubblico che segue. Io credo ci si debba ritenere fortunati di quello che abbiamo qui in Italia, e non solo, come vi ho detto, perché collaboriamo con Nintendo, perché quelli che vi ho citato sono in larga maggioranza youtuber che con Nintendo non hanno nulla a che fare e che avrebbero potuto tranquillamente infischiarsene, spoilerare in miniatura, sbattersene del proprio pubblico e non l'hanno fatto. E quindi, quando si critica ciò che c'è qui in Italia, ricordiamoci che all'estero c'è tanta più merda, ma tanta. Aperta e chiusa questa piccola parentesi, come vi dicevo, i leak sono proseguiti fino a martedì e fino ad Eternatus e al postgame, che fortunatamente non mi sono spoilerato a differenza del primo. E proprio da martedì sono iniziati a scomparire da YouTube i video dei vari youtuber che hanno iniziato a trattare l'argomento leak mostrando effettivamente l'immagine all'interno dei loro video. E questo a causa dell'azione di censura di Nintendo, che ha agito affinché le informazioni si diffondessero il meno possibile. Inoltre pare, ma su questa cosa non ho personalmente delle fonti dirette, mi è stato detto che il leaker sia stato beccato e dunque improvvisamente l'ondata di leak negli ultimi giorni si è placata. Bene, ora che della situazione abbiamo un quadro un attimo più completo, permettetemi di fare un paio di riflessioni, come vi dicevo, riguardo alle responsabilità e alle colpe di tutto ciò. Intanto non mi sento di accusare in alcun modo gli youtuber che hanno parlato dell'argomento. Restiamo pur sempre anche noi dei fan del brand e soprattutto non siamo dei portali di comunicazione ufficiali di Nintendo e dunque, nei limiti del rispetto delle persone, credo che sia giusto parlare di informazioni di cui non si può far finta di non sapere nulla. E proprio per questo ritengo che le misure di censura attuate da Nintendo, come vi dicevo a partire da martedì, siano non tanto ingiuste, perché alla fine non si può dire che sia ingiusto, ma piuttosto tardive e poco utili. Se c'è stata una fuga di notizie, è sacrosanto da un lato che Nintendo cerchi di bloccare questo afflusso, dall'altro trovo anche giusto che un canale di Pokémon di una persona che non ha legami con Nintendo parli dei leak in quanto fan del brand. Che poi possa farlo rispettosamente, irrispettosamente, bene o male, è un argomento che abbiamo già trattato. Quello che con questo discorso voglio dire è che certe misure vanno prese come precauzione e non una volta che la frittata è stata fatta. Perché adesso potremo anche censurare tutto quello che vogliamo, ma io intanto l'immagine di Eternatus l'ho vista, non volevo vederla e il fatto che domani possa scomparire da internet non cambia la realtà dei fatti. Nintendo ha iniziato a rimuovere i contenuti da internet e dunque non ho alcun motivo per credere che le andasse bene una situazione di questo tipo, soprattutto poi vista la campagna marketing molto accorta che è stata fatta. Ciò nonostante, io non riesco a non pormi delle domande. Com'è stato possibile che una persona possedesse una copia del gioco 15 giorni prima e che fosse capace in tutta tranquillità di pubblicare gli screenshot su 4chan? No, perché per pubblicare gli screenshot vuol dire che questi screenshot sono stati fatti prima da Switch, poi esportati su PC e conseguentemente pubblicati su 4chan, il tutto nella massima tranquillità, con il leaker seduto sulla sua scrivania finché non è stato beccato, probabilmente tra l'altro per sue negligenze. Se questa persona, come ipotizzato qualche giorno fa su Instagram, fosse una di quelle con in possesso
presso la copia del gioco a fini di recensione e dunque con il beneplacito di Nintendo e The Pokémon Company, mi chiedo: ma questa persona era conosciuta? Era affidabile? Perché potrei firmare tutti i contratti e tutti i fogli che vuoi, ma finché esisterà un portale come 4chan, che è anonimo, accessibile da qualsiasi dispositivo e facilissimo da usare, ve lo posso assicurare, avere un contratto nominativo serve a poco. In sintesi, sono state prese le giuste precauzioni? Evidentemente no, se l'intento di Nintendo era quello di non far uscire queste notizie. E poi la seconda domanda: ma non si poteva agire più tempestivamente? Cioè, i leak sono iniziati venerdì, le prime censure sono arrivate tra lunedì e martedì. Il leaker in questione ha fatto in tempo a iniziare il gioco, a finirlo, a vedere Eternatus e ad assaggiare pure il postgame. Davvero era inevitabile? Non si poteva fare di più? Non si poteva iniziare a censurare prima? Sono dubbi e domande a cui non azzardo una risposta, sinceramente. Non ho elementi certi per emettere una sentenza definitiva, sinceramente non me ne intendo, sinceramente non so cosa possa aver pensato Nintendo e non mi interessa da un certo punto di vista. Però in tutto questo, secondo me, c'è una cosa che è evidente. Posta la fiducia nel fatto che Nintendo non volesse tutto questo, non sono state prese le dovute precauzioni affinché ciò non succedesse e le misure di censura postume sono quanto mai inutili, seppur corrette da un certo punto di vista. E siccome situazioni di questo genere si ripetono dannatamente di anno in anno e di gioco in gioco, torniamo alla questione iniziale di questo video. Di chi è la colpa invece? Di chi è la responsabilità? La colpa è indubbiamente del leaker. Se Nintendo glielo ha impedito, ha commesso un'azione a tutti gli effetti illegale ed è condannabile. Ma la responsabilità è solo sua o anche di chi non ha preso le dovute cautele? Vi faccio un esempio un po' di impatto, ma a mio avviso anche abbastanza lampante. È indubbio che un ragazzo che picchia la propria ragazza sia colpevole e condannabile, ma vogliamo forse dire che la società che ha permesso che tutto ciò fosse possibile al suo interno non abbia delle responsabilità anche educative in questo caso? Cioè, è sempre una questione di singole persone, di singoli individui, oppure forse dovremmo avere uno sguardo più ampio? Se consultate qualsiasi tipo di scienza umana, dall'antropologia alla psicologia, vi accorgerete che la risposta è quasi sempre la seconda. E allora, se è indubbiamente possibile e anzi giusto dare la colpa al leaker, che poteva sicuramente non commettere un'azione illegale, non si può altrettanto negare che la responsabilità di tutto ciò sia da attribuire a chi non ha preso le dovute precauzioni affinché tutto ciò non succedesse. Tutto ciò, badate bene, al di là del fatto che la situazione ci possa aver fatto piacere oppure no. Personalmente ho seguito privatamente le informazioni, anche se avrei preferito non vedere alcune cose, e ne sono rimasto tutto sommato piacevolmente colpito. Allo stesso modo, però, mi rendo conto che tutto ciò sia sbagliato, che non sia giusto e che tuttavia sia frutto di una situazione che non è stata gestita bene alla radice. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!